Circa un anno fa, mentre il mondo viaggiava veloce verso la pandemia, quindi parliamo proprio di questo periodo, no? Proprio di febbraio, fine gennaio, febbraio, fino ai primi di marzo, diciamo, io giravo dei video e facevo delle indagini di conseguenza sul mondo delle truffe del self-publishing, degli autori indipendenti. È un argomento ancora oggi molto seguito e molto sentito, ma che è anche velato dal mistero. Pochi sanno davvero come si organizzano queste truffe, cosa muovono, quali capitali spostano e quante persone riguardano. Ho notato in questi giorni, grazie a qualche tag sui social, che i miei video di allora sono ancora ricordati e citati da chi è, come me, interessato e anche un po' disgustato da questa faccenda. Che poi a essere disgustati sono prevalentemente i colleghi autori, perché si vedono danneggiati dal sistema che nel mentre non ha fatto, diciamo, assolutamente nulla per correggere la situazione. Io nel mentre ho continuato a tenere d'occhio il settore, ma non ho più discusso la questione, perché sostanzialmente non è cambiato nulla, appunto, non c'è stato alcun rimedio. Ai tempi mi auguravo, speravo che Amazon stesso come sistema mettesse una pezza, mettesse a posto la questione, per esempio tagliando un gran numero di recensioni false, bloccando gli account di chi gioca sporco. Invece non è mai stato fatto nulla di tutto questo, anche se pare abbastanza evidente, almeno dalle testimonianze che ho raccolto, che Amazon è al corrente di questo sottomercato che poi è quello dominante in campo editoriale, self-publishing, questo sottomercato disonesto. Però oggi ci torno a un argomento brevemente, anche se non c'è molto da aggiungere, una cosa va ribadita, visto che a distanza di un anno c'è ancora molta confusione. All'inizio di queste indagini mi ero concentrato su gli autori di narrativa che falsano le classifiche a colpi di recensioni fasulle e di altri mezzucci, per esempio anche recensioni fasulle negative comprate per danneggiare la concorrenza, cose di cui avevo parlato a suo tempo in quei video. Questi cialtroni sono ancora lì, li trovate nelle classifiche, nei piani alti delle classifiche. Nelle top 20 di Amazon sono lì da mesi, rimarranno per mesi, hanno un numero improponibile e irrealistico di recensioni, perché chiunque sia nel settore sa qual è la vera media, la media realistica delle recensioni che riceve un libro, e non parlo solo di self-publishing, anche un libro pubblicato da un editore autorevole. Invece questi hanno migliaia di recensioni. Se vai a vederle e andate a vederle, molte sono palesemente fasulle perché sono tre parole, tipo ottimo libro, scritto benissimo e lasciati da profili che hanno solamente quella recensione, o poche altre altrettanto fasulle, altrettanto evidentemente fasulle, aggiungerei. E io mi ero concentrato su questi individui che abbondano anche in Italia, perché abbondano, appunto, andate a vedere le recensioni o guardo quelle delle mie categorie di riferimento, quindi horror, fantasy, fantascienza, e ce ne sono tantissime, ce ne sono parecchi di questi autori, di cui, oltre ad accorgervi, che sono delle sole, guardando il numero e la qualità delle recensioni, basta aprire l'anteprima per scoprire cose dell'altro mondo. Attenzione, cose dell'altro mondo, scoprite cose dell'altro mondo, ovvero testi scritti come io non facevo neanche in prima superiore, a volte pieni di refuse, a volte semplicemente brutti, ma brutti proprio in modo oggettivo, eppure sono lì con le loro 800-900 recensioni. Poi però mi sono reso conto che il grande imbroglio, quello da migliaia di euro, funziona su altri binari. E riguarda tizi che in classifica probabilmente non vedrete mai. Sono tizi che per loro stessa ammissione, o meglio per ammissione di chi tiene i corsi per istruirli, non sono scrittori, non si definiscono tali, non gliene frega nulla di definirsi scrittori, tant'è che non saprebbero nemmeno scrivere la lista della spesa, molti di loro. Quindi il sistema a cui si appoggiano, che viene spiegato appunto in corsi a pagamento, generalmente su invito, è piramidale.
Ve lo spiego in poche parole, perché poi ne avevo già parlato in quei video, è inutile tornare nel dettaglio. In sostanza, questi tizi sfruttano il self-publishing solo come un affare per fare soldi facili, e lo hanno un po' colonizzato, o meglio, l'hanno un po' razziato, come farebbero le locuste. Si limitano sostanzialmente. Innanzitutto c'è da dire che sono autori soprattutto di manualistica e di saggistica, raramente, molto molto raramente di narrativa. E si limitano a individuare l'argomento che va per la maggiore in questo momento. Esempio a caso, cucina vegana nordica, ok? È un trend topic sui social per vari motivi, non stiamo a indagare quali. Allora vanno sui blog di tutto il mondo che si occupano di cucina vegana nordica, rubano gli articoli, solitamente non sono coperti da copyright, li prendono, li copiano in un foglio Word, danno una rilettura nemmeno troppo approfondita, li fanno tradurre da persone che si occupano specificatamente di tradurre per questi individui. Di solito persone del terzo mondo, di paesi del terzo, del secondo mondo, che quindi per pochi dollari traducono blocchi di testo in inglese o in spagnolo, perché sono i due mercati più ricchi in quanto a self-publishing in ebook. E quindi questi tizi, questi traduttori restituiscono i file tradotti, generalmente micro ebook di qualche decina di pagine, e questi non scrittori li pubblicano sotto pseudonimo, quasi sempre sotto pseudonimo, li pubblicano su amazon.com oppure sull'Amazon in lingua spagnola, quindi per tutte quelle utenze che parlano spagnolo. Non mi riferisco unicamente alla Spagna, ovviamente, ma per esempio tutto Sud America, ma generalmente l'inglese. Il primo obiettivo è il mercato inglese, quindi lo pubblicano su amazon.com a prezzi ridotti e pompano immediatamente questi ebook a suon di recensioni false, perché anche qui esiste una categoria di mestieranti che, come i traduttori a basso prezzo, vendono recensioni fasulle a basso prezzo. In questo caso generalmente si tratta di gente dell'India, del Bangladesh, del Brasile. E ovviamente con tante recensioni nel giro dei primi giorni di pubblicazione, questi piccoli manualetti completamente copiati ottengono delle buone vendite, quindi hanno già di loro un rientro economico, ma soprattutto arrivano in cima e quindi l'algoritmo di Amazon li calcola come libri interessanti da segnalare e appaiono molto spesso nelle segnalazioni spontanee di Amazon stesso. Quindi innestano un sistema di vendite quasi automatico, tant'è che dopo il lancio pompato, dopato dalle recensioni fasulle, non c'è quasi più bisogno di ricorrere ad esse, perché appunto si innesta questo meccanismo e gli ebook vendono. Ed è un giro d'affari che porta molti soldi a chi se ne occupa, porta molti soldi soprattutto a chi fa questi corsi a struttura piramidale, generalmente su invito e più o meno segreti, anche se alla fine la cosa si trova se si cerca. Ci sono addirittura molti di questi corsi avvengono su Facebook, che non è il posto più riservato del mondo. Dicevo, è un affare che porta e muove molti molti soldi, perché queste persone, questi non scrittori, di cui non vedrete quasi mai il vero nome in classifica, pubblicano a raffica sistematicamente uno o due book a settimana. Infatti, ieri leggevo di gente che si stupiva di aver sentito di persone, autori, che vantano di aver pubblicato 400 ebook in un anno, che sembra, in effetti sembra una cosa esagerata, ma non è impossibile, perché se tu lo fai come primo lavoro, e c'è gente che lo fa come primo e unico lavoro, tu puoi sfornare anche 2 o 3 ebook di questo tipo in una settimana, ma forse anche uno al giorno, anzi senza il forse. Ti metti lì, rubi, ripeto il sistema e lo riassumo, rubi articoli settoriali dai blog di uno specifico argomento, non so, il calcio finlandese, che per un qualsiasi motivo in questo momento va di moda, esempio fasullo a caso. Copi tutti gli articoli sul calcio finlandese, lo fai tradurre in lingua inglese, lo pubblichi, pompi con recensioni fasulle, vendi e via. E ancora prima di aspettare il rientro di soldi da questo ebook, lavori un secondo, il libro di cucina vegana nordica.
copy dai blog, fai un monoblocco, una ventina di pagine formato Word, lo passi per tradurre, lo pubblichi, lo pompi con le recensioni fasulle e via dicendo. Un corso sull'energia eolica, sugli sviluppi futuri dell'energia eolica, scusate, un corso, un trend topic gli usi futuri dell'energia eolica va per la maggiore. Chiaramente lo prendi questo argomento dai blog, copi e via dicendo. Quindi pensate in un anno di Covid con tutto il discorso sulle mascherine, sui virus, sui rimedi, quanta roba sarà stata prodotta così, quanto giro d'affari sarà stato prodotto in formato di ebook tematici, quindi di qualità neanche controllata, perché alcuni blog che vengono copiati sono seri, ma io immagino che questa gente copi un po' a casaccio, dove piglia piglia, dove c'è più ciccia, dove c'è più parole, proprio a livello quantitativo, pigliano, copiano e pubblicano. Quindi quest'anno sicuramente avranno venduto un fottio di ebook su pandemie, mascherine, gel, su varianti ultimamente. Tutte queste cose qui, tutto ciò che è trend topic diventa mercato per questi non scrittori. E questa è l'unica cosa che andava ribadita, perché sì, quelli che fanno narrativa truffaldina sono dei cialtroni e li odio perché rovinano il nostro settore. Ma confronto a quest'altri muovono pochi pochi soldi, anche se hanno dei bei guadagni, hanno dei bei guadagni, però questi guadagnano migliaia di euro. Chiaramente non è un giro impossibile, ho preso appunti. Non è un giro impossibile a cui accedere. Anche i corsi che costano parecchio, ma se tu li segui, se tu segui il metodo, hai un ritorno. Tra l'altro, hai gente che consiglia di non fare ovviamente nessuna dichiarazione dei redditi riguardo ai soldi guadagnati in questo modo. E tuttavia, a me non interessa, mi è stato anche offerto, barra consigliato di provare questo sistema, ma io ho il brutto vizio che a me piace scrivere, soprattutto come attività che mi arricchisce e mi fa trascorrere meglio le mie giornate. Quindi ho anche un po' l'ardire di proporre storie che offrono anche, insomma, emozioni, oltre che avere un tornaconto economico mio. Quindi non mi interessa assolutamente imparare queste cose. Anni fa lavoravo per il marketing bancario, se avessi voluto continuare a rimanere in un settore molto, che alla fine si tratta di analizzare dati, perché tutto parte dall'analisi appunto dei trend topic e trasformarli in ebook. Se avessi voluto rimanere in questione di un'analisi e sfruttamento dei dati analizzati, sarei rimasto a lavorare nel settore del marketing bancario, che almeno proponeva cose un po' più oneste rispetto a questi ebook qui. Questo è quanto, tanto per rispondere appunto a chi è ancora ieri, ma, e lo ringrazio, mi ha taggato e mi ha cercato riguardo alle truffe degli ebook, come li chiamo io. E se avete domande, però credo di avervi detto sostanzialmente tutto. Non chiedetemi link per questi corsi perché A non li ho salvati, anche se potrei ritrovarli, B non ho intenzione di segnalarli né in privato né in pubblico. Anzi, vi sconsiglio di incrementare, di foraggiare il mercato di quelle che sono zozzerie e comunque di materiale rubato, perché se parliamo anche soltanto di articoli di blog, comunque materiale rubato. Questo è quanto. Seguitemi il canale, non so se tornerò in argomento ancora in futuro, ma non lo escludo del tutto, anche se preferisco ormai parlare di cose più costruttive e anche che mi fanno stare più sereno con me stesso. A prestissimo.